un'attenta ricerca bibliografica, un meticoloso impegno su uno spaccato di storia moderna del Mezzogiorno. Il volume Viva chi vince colma una lacuna decisiva sul fenomeno del brigantaggio in Capitanata. Il titolo esprime già piuttosto chiaramente gli atteggiamenti della storiografia dominante. Giuseppe Clemente, fondatore e presidente del Centro di Ricerca e Documentazione per la Storia della Capitanata, si riconferma profondo conoscitore della tematica. Nella monografia viene riportato in luce, al di là di schemi preconcetti e strumentalizzazioni ideologiche, il vero senso del brigantaggio nell'area garganica. L'aspra struttura geomorfologica ha a lungo isolato l'area dal resto della regione e fortemente influenzato i caratteri dei suoi abitanti. Il volume, presentato in vari centri del Gargano, esce per i tipi edizioni del Rosone. Tante testimonianze sapientemente incastonate in un racconto fluido, come il montaggio di un film. Una variegata sequela di microstorie che danno voce non solo ai principali protagonisti, ma soprattutto a coloro che hanno vissuto il dramma di quegli anni, inghiottiti dalla grande storia. Signor Clemente, ci presenta la sua ultima fatica letteraria? È una ricerca storica. Ho trovato il brigantaggio, dove del brigantaggio c'è una versione nuova. Il titolo stesso, Viva chi vince, è molto significativo. Quando si dice che il brigantaggio fu un fenomeno popolare, si commette un errore grossolano di valutazione storica, perché il brigantaggio, se vediamo le percentuali tra i vari paesi, gli abitanti e quelli che erano i briganti, c'è una percentuale che va intorno allo 0,50%, insomma, quindi un fenomeno molto limitato ed è un fenomeno molto complesso. Il popolo non era in grado di distinguere quasi, sapeva che esisteva un re a Napoli, sapeva che esisteva Garibaldi, forse ignorava pure Vittorio Emanuele. Nell'autunno del 60, quando i briganti o le guardie nazionali, perché non avevano né i briganti avevano la divisa né le guardie nazionali avevano la divisa, assalivano, si presentavano in città a cavallo sparando, chiedevano viva chi, e la gente, se rispondeva viva Francesco Giuseppe, Francesco Ferdinando II, cioè venivano ammazzati se erano della Guardia Nazionale. Se erano invece della Guardia Nazionale dicevano viva Vittorio Emanuele o lo stesso venivano perseguiti, per cui per non compromettersi dicevano viva chi vince. Per quanto tempo le ricerche l'hanno impegnata durante la preparazione di questo testo? Il mio è un lavoro di ricerca sul brigantaggio che va avanti da tanti, una trentina d'anni. Il primo libro pubblicato nel 90 e poi ho continuato a studiare il fenomeno e ho pubblicato altri testi, pubblicati in genere dall'Istituto Italiano per la Storia del Risorgimento a Roma, pubblicati dalla editrice del Rosone, editore di Rosone, e pubblicate anche da privati. Quindi è un lavoro che faccio da tanti anni. Signor Sindaco, buonasera. Questa sera ci ritroviamo qui per un altro interessantissimo evento culturale, appunto la presentazione del libro di Giuseppe Clemente. Sì, è un evento che il Comune ha voluto nell'ambito, diciamo, degli eventi che poi la Fondazione Giuseppe Soccio fa, diciamo, in maniera abbastanza frequente, e il tema è molto interessante soprattutto per la nostra comunità. Il tema del brigantaggio diciamo, è un tema che coglie in pieno l'essenza anche di questa nostra città, perché il brigantaggio a San Marco in Lamis, come del resto anche nel nostro territorio, nel nostro Gargano, è stato un fenomeno abbastanza forte, presente, che ha, diciamo, coinvolto molte comunità e ha determinato anche diverse cose, mettendo insieme, dicevo prima nell'intervento di saluto, diciamo, è stato definito in più modi il brigantaggio. Il brigantaggio è stato definito un fenomeno criminoso e criminale, una rivolta contadina, ed è stato definito anche guerra civile. Però credo che estrapolare e definire il brigantaggio con uno solo di questi aspetti è molto riduttivo. Io credo che invece va contestualizzato e va appunto inserito in tutte e tre queste cose di cui parlavo prima.